Vai. Allora, grazie a tutti per essere qua in questa splendida giornata di sole e a tutti i nostri amici internauti anche, diciamo, amici internauti. Voi guardate, non pagate, un giorno verrete qua con tutte cose sole. Allora, come prima cosa, vi ringraziamo Alessandro Melchiorre, proprio che viene da extra regione, su ancora dall'Italia, voi vi considerate ancora italiani. Siamo a Siete lì. Allora, Alessandro, io ti cedo subito la parola, ci parlerà questa sera di monitoring da zero ad extra, tutti italiani. Grazie mille. Partiamo subito a bomba. L'idea della sessione è quella di raccontarvi un caso reale. Quindi non è la soluzione a tutti i problemi di monitoraggio, ma è la soluzione che abbiamo trovato noi in un caso specifico, e vi racconterò un po' di contesto in cui ci siamo trovati e perché abbiamo adottato certe soluzioni piuttosto che altre. Quindi, quello che volevo dire come cappello è questa è la nostra soluzione. Ci sono diversi modi per poter fare monitoraggio. Noi avevamo alcuni vincoli, alcune scelte sono state dettate dai vincoli, adesso vi racconto, e così. Insomma, allora, quello che noi abbiamo fatto, il contesto in cui ci siamo trovati a lavorare è il contesto su un progetto per un grosso cliente. Abbiamo iniziato a sviluppare questa applicazione diversi anni fa. All'inizio era una piccola applicazione, poi nel tempo l'azienda per la quale abbiamo sviluppato questa applicazione è cresciuta tantissimo. L'applicazione di per sé è cresciuta tanto. Noi pensavamo che la nostra applicazione funzionasse così, ma invece funzionava così. Ok? E quando ci si trova in questa situazione, se non si ha un sistema di monitoraggio, è un grosso problema. Okay. E noi eravamo in questa situazione, nel senso che abbiamo continuato nel corso del tempo a continuare ad aggiungere funzionalità all'applicazione, okay, facendola diventare di per sé gigantesca, erano diverse applicazioni, ma non avevamo un sistema di monitoraggio vero e proprio, avevamo tutte le applicazioni scrivevano log, collezionavamo log, ma non c'era un sistema che proattivamente ci dicesse questo, avete un problema lì, avete un problema là. Okay, quindi quando il cliente ci segnalava abbiamo questo problema, noi quello che si faceva era si andava a vedere nel log, si vedeva cosa era successo, ricostruivamo quello che era successo, fissavamo eventualmente il problema, però ci siamo resi conto che quando l'applicazione ha superato un certo limite non era più funzionale una cosa del genere, perché sistemavi da una parte, poi quando cerchiamo di sistemare quella che il cliente magari si segnalava qualcos'altro e così via. In questo scenario avere un sistema di monitoraggio, avere un qualcosa che dica proattivamente se le performance stanno degradando o se ci sono altri tipi di problema, diventa fondamentale. Okay? Per aggiungere un pezzettino di contesto, vi racconto un caso specifico, giusto per dirvi a che livello eravamo, nel senso che cioè, l'applicazione funzionava, non è che aveva grossi problemi, però il discorso è che quando non funzionava, non funzionava in modo potente. Ok? Per questa azienda noi sviluppiamo solo il software, la parte di infrastruttura non la gestivamo noi, ok? Quindi cosa succedeva? Succede che c'è un'altra azienda che si occupa dell'infrastruttura, quindi dell'hypervisor, delle VM, di tutto il resto. Quando noi avevamo bisogno di qualcosa, chiediamo a questa azienda di metterci a disposizione una VM e noi da quel momento lì la configuriamo, installiamo le cose che ci servono e così via. Ma questa azienda non fa nessun tipo di monitoraggio su queste VM. E quindi cosa succedeva? Succedeva che a volte il cliente ci chiamasse e ci dicesse: oh, non funziona niente, osti cani, cosa facciamo? Allora inizia ad andare a controllare e poi si accorgeva che la VM su cui c'era installato DB aveva il disco pieno e tutto si sedeva. Okay? Quella parte di applicazione si sedeva perché non riusciva più a scrivere o a leggere da lì. Okay? C'eravamo a questo punto qui. Quindi l'idea è stata: dobbiamo trovare un modo che ci permetta di arrivare all'obiettivo finale, cioè di arrivare ad avere un sistema di monitoraggio che ci dica in modo proattivo se abbiamo qualche problema, ok? O che ci segnali che potremmo avere un problema tra un po', questo mi sarebbe l'ideale, ma non possiamo dire 0, 100, tutto di fila, ma quello che abbiamo fatto è cercare un percorso che ci permettesse di iniziare ad avere qualche metrica anche prima di arrivare all'obiettivo finale, ok?
Quindi, tutta questa premessa per dire, la prima scelta, essendo tutto on-premise, era stata, ok, utilizziamo l'Elasticsearch di turno o il Grafana di turno, configuriamo tutto e iniziamo a collezionare su questi strumenti le metriche, andiamo a mettere all'interno delle nostre applicazioni tutte le librerie che ci possono servire per poter collezionare metriche, collezioniamo su questi strumenti e iniziamo a configurarli in maniera tale che possano darci qualche informazione. Questa mi sembrava la scelta vincente perché era quella che a costo zero in termini di licenze e qualsiasi altra cosa ci permetteva di avere uno strumento che potesse darci un valore aggiunto sull'applicazione. Due cose ci hanno fatto desistere da questo approccio e sono state: la prima, questo cliente ha iniziato a, dopo diversi anni che glielo suggerivamo, a prendere in considerazione l'idea di spostare parte della sua infrastruttura e parte delle sue applicazioni sul cloud, nella fattispecie Azure, ma perché è tutto sviluppato in .NET. E l'altra cosa, che è quella che più ci ha fatto propendere all'utilizzo della soluzione che vi presenterò, è il fatto che non volevamo avere un altro componente nell'infrastruttura che comunque dovevamo gestire noi. Ok, perché comunque su un'infrastruttura on-premise abbiamo una trentina di VM su cui ci sono installati SQL, Mongo, tutte le applicazioni, tutti i servizi e così via. Non volevamo portarci in casa un altro componente tipo Elasticsearch o qualsiasi altra cosa che dovevamo comunque gestire, cioè avere un sistema di monitoraggio che monitorasse il sistema di monitoraggio. Ok? Quindi l'idea è stata, ok, dato che l'obiettivo sarà nei prossimi anni migrare tutta l'infrastruttura di sopra su Azure, perché noi iniziamo già a sfruttare il sistema di monitoraggio di Azure, che Azure dà out of the box, per tutti i servizi di Azure e anche per le parti on-premise, ok? Quindi l'idea è stata quella di dire no cose installate on-prem che dovremmo potuto gestire, ma utilizzare quello che su Azure si chiama Azure Monitor, ok? Azure Monitor è un servizio su Azure, uno dei servizi di Azure, che è cross, ok? Cioè Azure Monitor serve per monitorare e collezionare informazioni su tutti i servizi della vostra sottoscrizione Azure, ok? Cioè non è un qualcosa che è vincolato solo a particolari tipi di servizi. Cosa significa? Significa che se io vado sulla mia sottoscrizione Azure e creo una virtual machine, Azure Monitor mi dà la possibilità di collezionare metriche e vedere come quella virtual machine funziona. Se su Azure vado a creare un service bus, Azure Monitor mi permette di metricare come quel service bus funziona. E così via. Tutti i servizi che posso creare sulla piattaforma cloud sono comunque potenzialmente, non sono tutti monitorati, potenzialmente noi possiamo estrarre informazioni. La cosa importante di tutto questo sono le parole che mi hai sottolineato, cioè a noi interessava collezionare ed analizzare tutte le metriche che riguardavano le nostre applicazioni, ma non solo le nostre applicazioni. In questa prima fase in cui abbiamo ancora praticamente l'85% dell'applicazione on-prem, abbiamo la necessità anche di monitorare come stanno le virtual machine su cui le nostre applicazioni sono installate, ok? Cioè noi vogliamo a questo punto sapere se lunedì un API ha iniziato a rispondere non più in 200 millisecondi ma in 500, capire se c'è qualche correlazione col fatto che la RAM in quell'istante era al 100% di utilizzo, la CPU era tappo, ok? Quindi l'idea è collezionare tutte queste informazioni per poterle analizzare, ok? Quindi dovevamo avere uno strumento che ci permettesse di collezionarle, quindi una roba di dump di tutte le informazioni, avere uno strumento che ci permettesse di analizzarle in modo abbastanza immediato per poter poi prendere delle decisioni proattive sulle issue che ci sono o che avrebbero potuto capitare visto le concomitanze di alcune cose. Di tutto questo la parte più importante è che Azure Monitor ci dà la possibilità di fare tutte queste operazioni sia nativamente su tutti i servizi di Azure, ok? Ma nulla vieta di utilizzarlo per collezionare informazioni relative a infrastruttura o applicazioni che sono installate on-prem, che era esattamente il nostro scenario, ok? Quindi questo è il motivo per il quale siamo andati in questa direzione. Zero costi di mantenimento dell'infrastruttura, perché è un servizio,
e ci dava la possibilità di gestire la cosa in modo transitivo, cioè partire da tutta l'infrastruttura on-prem e andare nel corso dei prossimi anni, visto che è un progetto che sarà molto lungo, la migrazione sul cloud, la migrazione completa sul cloud. Non volevamo dire ok, finché non siamo sul cloud non potremo avere il sistema di monitoraggio, ma volevamo poter iniziare a monitorare fin da subito. Quindi, giusto per entrare un attimo nel dettaglio di come funziona Azure Monitor, come vi dicevo, non è un servizio, ma è un insieme di servizi, ok? Perché in base a quale servizio vogliamo monitorare, una virtual machine, un database, un sistema di code o così via, Azure Monitor ci mette a disposizione metriche differenti. Quindi abbiamo diverse sorgenti dati, che sono le nostre applicazioni, i sistemi operativi, le risorse di Azure, le subscription e così via, che non fanno altro che buttare dati in un calderone gigantesco che contiene tutte le metriche e i log, perché per Azure Monitor sono due cose leggermente diverse, poi le vediamo, però comunque immaginate che sono le informazioni relative alle vostre applicazioni e ai vostri sistemi. E Azure Monitor poi ci mette a disposizione diversi strumenti per poter poi capire come analizzare, come agire a fronte delle cose che abbiamo monitorato. Ah, ecco, questa è la leggera differenza, ma è solo nomenclatura. Se non so chi di voi già lavora nell'ecosistema Azure, però quando andate nella documentazione, quando iniziate a prendere un po' confidenza con il mondo Azure e con il mondo monitoring su Azure, c'è questa differenza tra le metriche e i log, perché per il mondo Azure viene considerato metrica tutto ciò che può essere visualizzato e analizzato in near real time, ok? Invece i log sono cose che vengono analizzate post, ok? Va bene, quindi dato che vi ho detto, l'idea di questa sessione è quella di raccontarvi come siamo passati da zero o pochissimo monitoraggio alla soluzione attuale, che non è magari la soluzione migliore del mondo, ma è quella che adesso ci sta dando tutte le metriche necessarie per capire dove intervenire. L'idea è stata quindi della sessione quella di dividerla più o meno in tre step, perché sono stati i tre step che ci hanno portato alla soluzione attuale. Quindi, step iniziale è l'unica cosa che avevamo un sacco di VM on-prem su cui erano installate le nostre applicazioni, tutte le applicazioni, le nostre applicazioni loggavano, ok, su file system. Volevamo iniziare a collezionare tutte le metriche possibili per poter identificare anche post mortem alcuni problemi che avevamo, ok? Quindi il primo step è stato quello di dire ok, configuriamo il nostro ambiente on-prem per sparare su un servizio di Azure che si chiama Log Analytics, che non è altro che un gran contenitore in cui ci potete buttare tutto, una sorta di time series database, ok? E che mette a disposizione un linguaggio ad hoc per poterci fare delle query in modo tale da poter estrarre e navigare le informazioni in modo più intelligente. Quindi lo step zero è stato: non possiamo modificare le applicazioni, vogliamo avere in un brevissimo lasso di tempo, tendente allo zero, tutte le informazioni buttate sul cloud, buttate in questo grande contenitore. Come abbiamo fatto? Per la versione on-prem, la cosa più semplice è stata quella di prendere un agent che Azure Log Analytics mette a disposizione e installarlo su tutte le VM, ok? Questo agent non fa altro che attivare un collegamento tra la VM e Log Analytics, il nostro calderone, ok? Tramite il portale di Azure, che andiamo a vedere adesso, si va a configurare che cosa noi vogliamo che questi agent collezionino e buttino dalla VM verso il cloud, ok? Questo è stato l'intervento a minor impatto, perché semplicemente è stato un installo l'agent e configuro dalla subscription che cosa voglio monitorare, per iniziare a avere un sacco di informazioni che con una cadenza che si può configurare vengono buttate dalle VM verso il cloud. Ok?
Quindi il passo è stato veramente breve, perché dal momento in cui abbiamo deciso di prendere questa strada al momento in cui abbiamo iniziato a collezionare informazioni su Log Analytics è forse passata una giornata. Non abbiamo dovuto toccare le applicazioni, non abbiamo dovuto toccare i log, non abbiamo dovuto toccare riconfigurare le VM, non abbiamo dovuto fare niente, abbiamo dovuto semplicemente installare questo agent. Quindi agent lì, scusate, collezionano informazioni a livello infrastrutturale, cioè tipo la CPU, memoria... Adesso ti faccio vedere che cosa colleziona. No. Domanda al fine, scusa. Grazie per la domanda. Scusa. Si vede? Eh? Allora, questa qui, non so chi è che ha già dimestichezza un po' con Azure, giusto per capire... Ok, zero. Allora, questo qui è il portale di Azure. Ok? Azure funziona così, si ha una sottoscrizione, da quella sottoscrizione si possono creare i servizi sono organizzati in contenitori che si chiamano resource group. Ok? Quindi io sviluppo un'applicazione per l'azienda di GPAD, mi creo un resource group che si chiama Coders 51 e inizio a buttarci i servizi di Azure che mi servono per erogare questa applicazione. Faccio un'applicazione per l'Xpug, creo un resource group che si chiama Xpug, è un raggruppamento logico, non ha niente di più. Dopodiché ci si iniziano a creare servizi. Nel nostro caso, quello che io ho fatto ho creato un resource group che si chiama Monitoring, in cui ho creato un servizio che si chiama Log Analytics, che è questo grande contenitore in cui sto buttando dentro tutte le informazioni. E che cosa ho fatto? Sono andato a configurarlo. E gli ho detto, ho iniziato ad installare sulle mie VM, sulle VM che volevo monitorare, questo famoso agent. Questo agent di default lui non fa nulla, ok? Quindi dal portale, dalla sottoscrizione di Azure, dobbiamo andare a dire a ogni agent e non possiamo differenziarlo. Cioè a quel punto lì tutti gli agent che lavorano sotto questo resource group, in questo contenitore log analytics, funzionano tutti, collezionano gli stessi dati. Quello che si può andare a configurare è questo, ovvero posso andare a dirgli quali sono nel caso... Allora, innanzitutto l'agent c'è sia per Linux che per Windows, ovviamente a seconda del sistema operativo su cui siamo, colleziona più o meno informazioni. Però, per esempio, se le VM sono Windows, la cosa che si può andare a configurare è quali sono gli eventi dell'event log di Windows che vogliamo collezionare. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io voglio tracciare in questo contenitore Log Analytics tutte le volte che è tracciato un errore a livello di sistema operativo, perché succede qualcosa a livello di sistema operativo, tendenzialmente Windows lo salva nell'event viewer, questo agent non fa altro che prendere queste informazioni e spararle su Log Analytics. La cosa che per noi è stata più importante è stata questa, una delle cose più importanti, i performance counter. Okay. Il performance counter è un meccanismo che Windows utilizza e tutti i servizi del sistema operativo e tendenzialmente, per esempio, SQL Server o comunque qualsiasi altro applicativo viene installato sulla macchina, se è un applicativo fatto più o meno correttamente, sfrutta il concetto dei performance counter per permettere al gestore dell'applicazione, della VM, di metricare come l'applicazione sta andando. Quindi per esempio SQL Server iscrive un sacco, utilizza un sacco di performance counter per vedere se ci sono problemi per esempio di accesso al disco, per vedere se ci sono problemi con le query, per qualsiasi tipo di problema. Però per esempio anche il sistema operativo stesso utilizza i performance counter per tracciare per esempio lo stato dell'hard disk, lo stato della CPU, lo stato della memoria e così via. Quindi noi per non sapere né leggere né scrivere, le prime cose che abbiamo detto è uno dei problemi più grossi che abbiamo è che non sappiamo in maniera preventiva quando l'hard disk di una VM sta arrivando a tappo, ok? Quindi iniziamo a collezionare queste informazioni in maniera tale che quando ci accorgiamo che è all'80%, al 70%, al 90%, possiamo mandare una mail a chi gestisce l'infrastruttura dicendo ok, oh, guarda che l'hard disk di quella macchina lì è quasi a tappo, allargalo prima che inizino a segnalarci che tutto si ferma. E poi abbiamo iniziato a metricare informazioni per quanto riguarda il processore, per l'utilizzo del processore, per la memoria e della CPU e così via. Quello che si può fare è, per ognuno di questi valori di performance counter, configurare nella compo qua,
qual è la frequenza con cui vogliamo che l'agent campioni questi valori. Ok? Quindi per esempio la percentuale di disco libero mi basta che lo faccia una volta ogni 1800 secondi, chi se ne frega, mi interessa che lo faccia ogni 5 secondi, perché tanto non mi aspetto che passi da 0 a 100% di occupazione in pochissimi secondi. Altre cose invece è più utile averle con un campionamento molto più frequente. Altre cose importanti che a me sono servite molto, dopo vi faccio vedere perché, sono i log di IIS. IIS è il web server che c'è su Windows. Se voi sviluppate applicazioni in .NET, applicazioni web in .NET, uno dei modi con cui potete logare le API o qualsiasi applicazione web è usare IIS. IIS ha un suo meccanismo di login integrato. Okay. Quello che si può fare è andare a dire agli agent di collezionare le informazioni che ci sono su questi log di IIS e buttarli nel nostro contenitore. Okay. Altre cose importanti sono i custom log. Okay. Quindi le nostre applicazioni già scrivono sul file system. Scrivevano tutte con un formato di log uniforme, perché erano tutte fatte nello stesso modo. Quello che abbiamo iniziato a fare è abbiamo configurato questo custom log dicendo ok, vai a trovare, gli si dice come è fatto il formato del file di log, per esempio nel nostro caso era timestamp, punto e virgola, error, info, warning o quello che è, punto e virgola, il messaggio di errore o qualcosa del genere. Configurando questo wizard e configurando il dove l'agent potrebbe trovare quei file di log, potrebbe essere diverso da virtual machine a virtual machine, l'agent non fa altro che prendere quello che noi scriviamo dalle nostre applicazioni sul file di log e buttarlo in Log Analytics. Okay? Quindi l'impatto di questa cosa a livello applicativo per noi è stato zero, o meglio, l'unica cosa che abbiamo dovuto fare per evitare di dover diventare matti e andare qui a configurare il tutto, cioè configurare in modo diverso ogni applicazione, è stata quella di configurare le applicazioni affinché loggassero tutte in una folder comune, cioè tutte le VM avevano una folder f://logs e tutti scrivevano lì dentro, in modo tale che poi ho dovuto configurare un f://logs, gli agent di tutte le VM cercavano in una folder del genere, se trovavano dei log li prendevano e buttavano su. Comunque l'idea è quella di collezionare, nulla più, collezionare con un impatto molto basso. Perché questo? Che vantaggio ci dà? Ci dà questo vantaggio, avevamo detto nella slide, in una delle prime slide, abbiamo detto che quello che ci interessava avere era avere un sistema che ci permettesse di collezionare, ma ci permettesse anche di analizzare. Ok? Come facciamo ad analizzare? Log Analytics, cioè il sistema di logging di Azure, sfrutta un linguaggio che si chiama KQL, Custom Query Language, ok? Che ci permette di fare query su questo time series database che è Log Analytics. Ok, adesso ne vediamo un paio. Tipo nel nostro caso, allora adesso vediamo qua se riesco a ingrandire un po'. Ok, allora questo qui è il nostro servizio, quello che vi ho fatto vedere che abbiamo creato prima. Si chiama Jasmine Platform, ma non quello lì è proprio. Queste qui sono tutte le tabelle, tra virgolette, non sono delle vere e proprie tabelle, su cui è possibile collezionare informazioni, ok? Alcune di queste tabelle non hanno senso in un contesto on-premise perché sono direttamente collegate dai servizi di Azure, ok? Tipo Databricks, Jobs, Intune, Audit Logs, sono servizi di Azure che in automatico, una volta che li creiamo, iniziano a scrivere in un contenitore Log Analytics. Ma nel nostro caso, per esempio, i performance counter potrebbero essere sia performance counter di VM che stanno su Azure o performance counter di VM che sono on-prem. Oppure V3S IIS log è la tabella su cui vengono buttati tutti i log che vengono letti dai log di IIS. Andando ad aprire abbiamo la possibilità di vedere quali sono tutti i dati che vengono collezionati.
relativi a questo tipo di metrica. Ok, quindi nel nostro caso quello che vogliamo fare è andare per esempio a vedere in questo collezionatore, quindi tutti i log di IIS che noi stiamo collezionando, where per esempio lo stato è 500 e però lo vogliamo fare solamente per tutti i log che sono capitati nelle ultime due ore, non mi interessa vedere dalla notte dei tempi. Ok, è un time series database, niente di più. Ok, quindi parti da questa tabella, prendi tutti i log che sono stati battezzati con un timestamp maggiore di due ore fa e prendimi solo quelli che hanno uno stato maggiore, cioè che hanno lo status code della risposta della chiamata HTTP a 500 e per esempio proiettami, cioè fammi una select, per intenderci, su che IP sono capitati. Ok? Lancio, poi ovviamente qua non si vede niente. Per esempio adesso, a parte il fatto che per la privacy magari ti ok, per esempio mi dice che nelle ultime due ore c'è stata solo una chiamata che è andata in 500 che è arrivata a quell'IP ed è su quella rotta. Ok? E visto che so qual è il problema, è probabile che sia andata in timeout. Esatto, quella chiamata HTTP dopo 5 secondi è ritornata in 500. Ok? Così facendo noi abbiamo la possibilità di poter, in corso d'opera, come diciamo molto a post, capire che cosa c'è che non andava. Okay? Però una cosa molto interessante è quella che noi possiamo andare a configurare, ed è quello che abbiamo fatto noi, degli alert. Okay? Possiamo andare a dire a Log Analytics, guarda che quando succede questa cosa, io voglio che mi mandi una mail, voglio che mi mandi SMS, voglio che fai qualcos'altro. Adesso capiamo il qualcos'altro cosa può essere. La risoluzione non c'è mica. Però quello che possiamo fare è creare una nuova regola di alerting con la quale andiamo a dire a Log Analytics, ok, guarda che quando si verifica, quando il risultato di questa query, che è esattamente quella che abbiamo fatto noi prima, il numero di risultati che risultano da questa query è maggiore per esempio di 10 o di 5, in un periodo di 5 minuti, con una frequenza di 5 minuti, questo lo possiamo configurare noi, cos'è che stiamo dicendo qua? Gli stiamo dicendo se ci sono più di 5 chiamate che ritornano un valore 500, uno status code 500, a blocchi di 5 minuti, cioè ogni 5 minuti, quindi andiamo su questo video in italiano come maestro yoga, cioè se ogni 5 fa un time slice di 5 minuti, se in quel time slice ci sono più di 5 chiamate che danno un 500, mandami una mail per esempio. Ok? E possiamo andare a configurare per esempio a chi vogliamo che venga mandato la mail al team di codice plastico. Sono sliding. Sì, esatto. 5 minuti, okay. E così. Okay. Nel caso dell'on-premise a noi bastava così. Ok? Nel senso che a noi abbiamo iniziato a configurare tutte le regole di alerting, per esempio se ci sono una delle regole di alerting che abbiamo configurato è questa, cioè se ci sono tante chiamate dove tante parametri che abbiamo configurato in un tempo, mandaci una mail perché probabilmente sta succedendo qualcosa che non va bene, cioè se c'è una chiamata che va in 500 ogni 3 ore, ogni 5 ore, va bene, non mi interessa, se ce ne capitano 10 in un minuto, in 5 minuti probabilmente c'è qualcosa che non sta funzionando e questo vogliamo sapere se
lo spazio disponibile su un hard disk scende sotto il 15%, il 20% e così via, andando a risolvere in modo un po' più proattivo le problematiche che avevamo, ok? Oppure se ti accorgi che la CPU di una VM è sopra l'80% per un tempo maggiore di 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, mandaci una mail, interveniamo cercando di capire qual è il problema, ok? Queste cose le abbiamo avute a costo praticamente zero in termini di implementazione, perché è stata solo l'installazione di quell'agente di cui vi parlavo e la configurazione tramite il portale di cosa doveva succedere a fronte dei dati che venivano collezionati. Sull'on-prem questo è il massimo che possiamo ottenere, ok? Nel senso che l'unica cosa che possiamo fare è farci mandare una mail, farci mandare un sms o al più un piccione. La cosa diventa molto comoda nel momento in cui invece le applicazioni stanno su Azure, perché le action che possiamo configurare, cioè quando succede questa cosa io voglio che tu faccia quest'altra cosa, ok? Cioè queste regole di alerting non sono confinate solo nel contesto del ti notifico, ma per esempio possiamo configurare la piattaforma affinché, se la CPU di una mia VM che sta su Azure è al 80%, al 90% per più di un tempo, per più di un tot tempo, fai spawn di un'altra VM e inizia a deployarmi di altra roba, ok? Quindi gestire quello che si chiama Elastic Scaling in maniera un pochino più automatizzata, ok? Noi questa cosa non la potevamo avere perché da Azure era impossibile poter comunicare verso il basso e andare a fare queste operazioni. Però questo ci ha permesso veramente a bassissimo costo di identificare anche a posteriori quali erano le parti del nostro sistema che soffrivano di più, ok? Tipo per esempio su IIS ma anche sui log siamo andati a vedere, ok, tirami fuori di tutti i log che hai collezionato a blocchi di non so, magari fette temporali, tutte le applicazioni che hanno più messaggi di errore, ok? In maniera tale che andavamo in modo più puntuale e mirato a intervenire per andare a risolvere in modo specifico i problemi laddove c'erano e non girovagando nei 200 repo che abbiamo per cercare di capire dove potevamo ottimizzare, ok? E questo è stato il primo passaggio, è stato un passaggio praticamente indolore. Nota che tendo sempre a mettere quando faccio le presentazioni su Azure i costi, ok? Perché il cloud è bellissimo fin quando la carta di credito non è la vostra. Quando la carta di credito è la vostra, tendenzialmente ci si pone un po' più di attenzione. Il costo del servizio è relativamente basso, adesso l'importo esatto non me lo ricordo, però si parla di 2, qualcosa euro al giga, ok? Con una retention policy di 30 giorni, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che i log che abbiamo buttato su 35 giorni fa lui li cancella per evitare di continuare a crescere all'infinito. E per farvi un'idea, nel nostro caso che abbiamo iniziato a metricare tra il 30 e il 35 VM con tutti quei parametri che abbiamo visto, quindi performance counter, IIS, i log custom, gli eventi di Windows di errore, siamo intorno ai 30-40 giga al mese, ok? Quindi con 50 euro più o meno, adesso non mi ricordo la fee, però sono tipo 50-60 euro al mese. Ovviamente come su tutti i servizi di Azure si può mettere un cap, ok? Cioè dire io va bene, però io più di 30 euro non voglio. Ovviamente vuol dire che a un certo punto quando iniziamo a buttare su roba lui dice no, basta, e quindi magari ci perdiamo delle informazioni che poi ci interessano. Nel nostro caso 50 euro erano ben spesi. Quindi impedisce diciamo, il salvataggio di nuove. Sì, non è che cancella il più vecchio, no. Si può cambiare la retention? La retention la puoi cambiare, ma i primi 31 giorni sono gratuiti, quindi non puoi scendere sotto i 31 giorni, puoi aumentarli. Ma non puoi fare time for space?
time for space. Cioè diminuire la retention ma avere un po' più di spazio. Quello che volevo fare io. Ah, ok, no. Per 11 giorni 2 giga. Ma risolvi il problema. Ma no, Microsoft vedrai. No, secondo me quello lo puoi fare, secondo me la domanda è qui. No, dopo che però secondo me la retention policy la puoi aumentare per dire vorrei avere i dati per più di 2 mesi. Okay. Ma dato che lo danno free non. Okay. Però dopo vedi che quegli effetti si potrebbero avere senso, tu dici lo faccio per 15 giorni quindi lo spazio di meno. Ok, sì, certo. Quello non lo so, dopo verifico. Tomate dopo, dai, finiamo il futuro. Sì, sì. Un'altra cosa interessante che nel nostro caso ha avuto, ci ha dato grossi vantaggi, è che se su una di quelle VM c'è SQL Server, ok, gli agent iniziano a collezionare by design i performance counter di SQL Server e iniziano a, se la versione di SQL Server installata è una versione che è dalla 2016 in su, utilizzare una feature di SQL Server che si chiama Query Store, nella quale vengono salvate tutti gli execution plan delle query che avete eseguito su quell'istanza di SQL Server. Lui prende tutto e butta su. La cosa interessante è che su Azure c'è un servizio che si chiama SQL Database, che è un servizio PaaS di SQL Server, quindi è un servizio è SQL Server che però non dovete gestire voi, ma è semplicemente ci buttate dentro. Okay. Il grosso vantaggio di buttare su queste informazioni su Log Analytics è che, così come avviene per SQL Database, anche per i log che vengono buttati su tramite questo agent, Azure in automatico applica tutti quegli algoritmi di machine learning che applica anche sul SQL Database per fare una cosa che si chiama advisoring, cioè suggerire che cosa puoi fare per ottimizzare la tua istanza di SQL. Ok? Quindi nel nostro caso quello che è successo è che ha iniziato a dirci: oh, guarda che, adesso, senza entrare nel tecnico di SQL Server, però guarda che stai usando nelle tue query un sacco di tabelle temporanee e il tuo TempDB non è configurato in modo ottimale per supportare tutte quelle query, cosa a cui io non sarei mai arrivato nemmeno se mi ci fossi messo degli anni. Okay? Quindi l'idea è proprio quella di collezionare, poi se ci sono delle metriche su cui Log Analytics o Azure in generale può fare delle assunzioni, il vantaggio è che mano a mano inizia ad avere anche dei suggerimenti su come utilizzare la tua applicazione on-prem, anche se non stai sfruttando effettivamente i servizi di Azure. E nel nostro caso questo è stato molto molto. Ok, secondo step, abbiamo iniziato a collezionare informazioni, diciamo che quello che abbiamo collezionato è stato molto utile per risolvere i problemi di alerting più semplici, okay? Però nel momento in cui i log di IIS per esempio hanno iniziato a evidenziare che c'erano delle chiamate che andavano in 500 oppure avevamo bisogno, oppure non ci bastava più quel genere di informazioni, volevamo più informazioni perché volevamo capire perché una chiamata andava in 500, dai log di IIS non ce l'avevamo, okay? Avevamo semplicemente la chiamata andata in 500. Oppure volevamo avere delle informazioni in più su perché molte chiamate venivano rimbalzate perché l'utente risultava essere unauthorized. L'unica cosa che potevamo fare con l'approccio che vi ho fatto vedere prima è semplicemente avere queste 30 chiamate sono state rimbalzate come unauthorized, ma poco più. Perché? Perché ovviamente senza aggiungere un po' di pepe al codice, le informazioni che potevamo avere erano solo quelle che potevano essere estrapolate dai log di IIS, log delle nostre applicazioni, ma nulla più. Quindi il secondo step, ed è stato un pochino più invasivo, è stato quello di inserire, di sfruttare un altro servizio di Azure che si chiama Application Insight. Che cos'è Application Insight? Application Insight è, a differenza di quello che abbiamo visto prima, che è semplicemente un time series database in cui noi possiamo fare ingestion di un sacco di informazioni e tramite quel query language andare ad interrogarlo. Application Insight nasce invece come APM, cioè Application Performance Management. È un servizio che serve per metricare le performance delle nostre applicazioni. Ok? Non è legato a .NET,
ci sono gli SDK per diverse tecnologie, come c'è per .NET, c'è per Node, c'è per Go, c'è per un sacco di linguaggi. Come tutti i servizi di Azure, comunque è accessibile attraverso l'STPI, quindi qualsiasi linguaggio che abbia la possibilità di fare una POST o una PUT può comunque interagire con Application Insight. Con gli SDK è semplicemente più semplice. Non è, nasce per metricare le applicazioni web, ma adesso non è più vincolato solo a quello, ok? Quindi nel nostro caso la nostra architettura, le nostre applicazioni non sono solo API, insomma anche servizi di back-end e così via, che non hanno niente a che vedere con il protocollo HTTP, ma comunque possiamo metricare anche quelle. Come funziona Application Insight? Come vi dicevo, è stato un pochino più invasivo, nel senso che abbiamo dovuto mettere mano al codice, o meglio, stiamo ancora mettendo mano al codice perché non abbiamo ancora finito di configurare tutti i nostri servizi. Siamo partiti da quelli un pochino più, che allo step precedente ci avevano evidenziato un po' più di problematiche, però vedremo che anche in questo caso qua non è un grosso lavoro quello che dobbiamo fare. Come funziona Application Insight? Application Insight è un servizio di Azure, quindi come abbiamo creato la risorsa Log Analytics prima, io l'avevo già creata perché ci impiegava un po' di tempo, alla stessa maniera bisogna andare sul portale di Azure oppure dalla CDI, come modi in cui si può creare una risorsa su Azure e creare una risorsa di tipo Application Insight. Ok? Si crea questa risorsa, anche questa è un contenitore un po' più evoluto rispetto a quello di prima e dopo vediamo perché. E poi bisogna andare a strumentare le nostre applicazioni affinché vadano a collezionare le informazioni interessanti su Application Insight. Ok? Questo è il modo in cui funziona Application Insight. Quindi adesso la slide si vede pochissimo, però l'idea è che abbiamo, per esempio, nel quadretto là sopra è un'applicazione client fatta con Angular, fatta con React o qualsiasi altra tecnologia. Abbiamo il web server, abbiamo la parte web in mezzo, abbiamo dei servizi di back-end. Quello che dobbiamo andare a fare è, laddove vogliamo metricare, andare a configurare e strumentare l'applicazione affinché butti tutto su Application Insight. Application Insight poi ci mette a disposizione delle dashboard per poter fare drill down in modo molto puntuale su tantissimi aspetti della nostra applicazione. E adesso andiamo a vedere come. Allora, questa qui è un'applicazione .NET. Non so chi ha dimestichezza con .NET Core. Questa qui è un'applicazione .NET Core, né più né meno. Quindi quello che succede è che parte un web server, che nel caso specifico non è IIS perché su Ubuntu non ci gira, ma si chiama Kestrel, ma poco importa. Questo web server espone un API che risponde alla rotta API Today e mi manda il Daytime Now, ok? Niente di che. Se lo interrogo. Cosa? Se lo interrogo. Ah, scusa, lui mi risponde. Ok? Niente di che. Benissimo, andiamo a vedere che come posso fare. Quindi questa è una codebase già esistente, non è stata creata apposta per lavorare con Application Insight. Ok? Già funziona, fa tutto quello che doveva fare, non è stata pensata per lavorare con Application Insight. Andiamo a vedere qual è l'effort per poter andare a fare, non so se si dice in italiano, l'istrumentazione minima di un'applicazione web fatta con .NET Core nel caso in cui vogliamo metterci application, iniziare a collezionare delle informazioni con Application Insight. Allora, la cosa che dobbiamo fare è installare un pacchetto NuGet, per chi non so, è NuGet è il corrispettivo di npm nel mondo Node, per intenderci.
Quindi, se io voglio andare ad aggiungere la possibilità di collezionare informazioni metriche e spararle su Application Insight in una mia applicazione .NET, la cosa più semplice da fare è scaricarsi il pacchetto Microsoft Application Insight, nel caso di .NET Core, ASP.NET Core, e installarlo nella nostra applicazione. Lui lo installa. E quello che dobbiamo andare a fare è, nella parte di configurazione del web server, andare a dirgli: ok, guarda che tra tutti i servizi che io voglio utilizzare, oltre a MVC, voglio utilizzare anche la telemetria di Application Insight. Ok? Questa è l'unica parte di codice che dobbiamo fare. Questo GUID che trovate qui all'interno, adesso nel caso di ambiente di produzione per un progetto reale non è questo il modo migliore per farlo, però questa qui è la chiave con cui il vostro codice sa con quale istanza di Application Insight deve parlare, che adesso vi faccio vedere qual è. Questo qui è il portale di Azure di prima. Come abbiamo detto prima, per poter utilizzare Application Insight bisogna creare una risorsa, così come prima abbiamo creato Log Analytics nell'esempio di prima. Adesso quello che vogliamo fare è creare Application Insight. Quindi gli do il nome del servizio, della risorsa che io voglio creare, la voglio mettere in un resource group che già esiste, lo voglio deployare in North Europe e lo creo. Adesso se lui non fa scherzi, di solito non ci vediamo su Azure, di solito qualche data center salta, dovrebbe essere stato abbastanza veloce. Ok. Quello che succede è che quando accediamo alla risorsa tramite il portale, quello che mi ci mette a disposizione è questo instrumentation key, che è esattamente la chiave che dobbiamo copiare. Che è esattamente la chiave che dobbiamo copiare qua dentro. Ok? Benissimo. Adesso, per non saperne leggere né scrivere, quello che facciamo è andare ad inserire un problema nella nostra API. Quindi quello che sto facendo è, cioè, ogni tot sparo un 500, nulla. Ok? Benissimo. Facciamo ripartire il web server. Facciamo 100 chiamate. Quando rimane solo il puntino è perché da un 500. Ok, lui sta facendo queste 100 chiamate. Il codice di per sé di business non l'abbiamo cambiato, abbiamo semplicemente aggiunto questo pacchetto NuGet e abbiamo detto al web server: voglio che usi la telemetria di Application Insight puntandoli. Benissimo, lui sta facendo le sue 100 chiamate. Quello che succede è che tra un po' vediamo arrivare le chiamate qua. Perché tra un po'? Perché ovviamente non è che a fronte di ogni chiamata la telemetria bombarda Application Insight, fa buffering e dopo un po' inizia a buttare sopra, così come qualsiasi altro strumento, Grafana, così si possono configurare, si possono tunare queste cose affinché si dica: guarda che voglio che il buffer non sia più, cioè che non voglio dover aspettare più di un tot tempo prima di vedere i risultati di sopra e così via. Però diciamo che l'idea è quella che a un certo punto, abbiate fede, arriveranno le metriche qui sopra. Cioè arriveranno, avremo un feedback
su questa dashboard in cui avremo l'elenco di quante richieste sono state fatte, quanto è il tempo medio, quante sono fallite e così via. Abbiamo già una mini dashboard che ci dice: oh, attenzione, che abbiamo avuto un picco di 12 richieste che sono andate in errore, ok? Il tempo medio di risposta comunque è 6 millisecondi e in quell'istante lì abbiamo avuto quel picco di richieste, ok? Ma possiamo fare di più, possiamo fare drill down di quelle che vengono definite sia delle performance che di quello che viene marcato come failure, ok? Quindi o cliccando sul grafico, cliccando dal menu bilaterale, quello che vediamo è che, per esempio, sono fallite. Qui abbiamo avuto un picco di richieste che sono fallite, ci dice qual è la rotta su cui queste richieste sono fallite, o le rotte, in questo caso era una sola, quindi è abbastanza semplice. Ci dice quali sono i tre maggiori tipi di failure che abbiamo, in questo caso è sempre un 500. Quello che succede è che comunque possiamo fare sempre più drill down e capire, andare ad investigare su qual è il problema, al punto che possiamo arrivare ad avere lo stack trace di che cosa è successo e del perché abbiamo avuto quel 500, cosa che nell'esempio di prima non potevamo avere, ok? Questo qui a costo relativamente basso, perché quello che abbiamo fatto è aggiungere il pacchetto NuGet e semplicemente abilitare il web server affinché lo utilizzasse. Ok, andiamo a fare la stessa cosa. Ah, e la stessa cosa la possiamo fare anche non per monitorare i fallimenti, ma le performance. Ok? Quindi ci dice, per esempio, che queste API mediamente, ne abbiamo fatte 100, sono le 100 di prima, mediamente ha risposto in 6,31 millisecondi e ci dice che l'88%, per esempio, sono andate a buon fine. Anche qui possiamo fare drill down e andare a vedere, però nell'ottica delle performance e non dei fallimenti e così via. Molto bene. Allora, adesso dovete avere solo un attimo di pazienza perché devo scrivere un po' di codice, ma lo facciamo insieme, così vi spiego quello che faccio. Quello che faccio è, adesso l'abbiamo fatto su un API soltanto, quello che voglio farvi vedere è quando abbiamo un sistema un po' più complesso, che non è fatto solo da un API, ma magari da tre API, di cui un API fa mashup delle altre due, ok? Quindi ho un API che è il mio gateway d'ingresso, che non fa altro che chiamare una, chiamare l'altra, collezionare i dati e poi rispondere. Ok, quindi iniziamo ad avere quelle che si chiamano dipendenze. Quindi sono tre progetti praticamente identici, non fanno niente di diverso, solo che uno fa mashup sugli altri, quindi non è lui che risponde direttamente, ma chiama il primo, chiama il secondo e poi somma i dati. Quello che dobbiamo fare è... dobbiamo andare ad aggiungere allora il pacchetto NuGet sugli altri, non questo, sorry. Ti posso fare una domanda? Certo. No, ma sto scrivendo, c'è la pagina. Ma l'eccezione che abbiamo visto prima, sì, è stata mandata sulla telemetria, non dai log. Dalla telemetria che abbiamo adesso, qui i log non esistono. Cioè, non c'entra più la parte. No, sono due cose diverse. La cosa vantaggiosa è che adesso l'idea di prima era: voglio avere un'idea di massima di come sta andando il mio sistema, ma guardandola ad alto livello. Non posso andare
dentro nel sistema e ravanare. Questo invece ti dà la possibilità di ravanare nella tua code base e capire come mai esattamente. La cosa vantaggiosa è che comunque tutto, anche questa telemetria, va a finire in quel contenitore di prima che si chiama Log Analytics. Okay. Quindi tramite quel query language che vi ho fatto vedere prima, voi potete andare ad incrociare: oh, ma questa API mi è andata in errore 10 volte in questi 3 minuti, mi fai vedere lo stato, per esempio, del CPU di quella VM nella stessa ok, e quindi puoi fare questo genere di correlazione. Quindi abbiamo detto .NET add su questo progetto, questo pacchetto. Quindi ci sono tre web server differenti su cui ho installato il pacchetto esattamente come abbiamo fatto prima, e senza saperne leggere né scrivere andiamo ad abilitare il servizio di telemetria su tutti e tre. Ok? Niente di diverso da quello che abbiamo fatto prima, semplicemente l'abbiamo fatto su altri servizi. Adesso facciamo partire le tre istanze insieme dei tre web server e, se non sbaglio, ok, questo qui è la risposta, adesso si vede poco, però su una rotta che si chiama API Data ho il mashup degli altri due web server, quindi è il today di prima più un altro web server che mi dà un numero randomico. Non mi interessa la logica che ci sta dentro, la logica, quello che mi interessa è che ho un API Gateway che chiama due altre API e ritorna, nulla di che. Benissimo. Andiamo a chiamare queste API, ovviamente con il discorso di prima, con i puntini e quando sta fallendo, perché io sto chiamando le API Gateway, le API Gateway chiama le due API, però una delle due ogni tanto fallisce, quindi fallisce anche le API Gateway. Ok? Benissimo. E così, come abbiamo detto prima, tra un po' arriveranno altre 100 API, 100 chiamate, arriveranno altre 100 chiamate in cui ce ne saranno alcune andate bene e alcune andate male, esattamente come prima, non cambia nulla. Perché cosa volevo farvi vedere con questo esempio? Volevo farvi vedere quest'altra parte di Application Insight, cioè quella che si chiama Application Map. Quando la vostra applicazione cresce e avete appunto delle dipendenze, cioè una mia API che chiama un'altra API, anche se magari non è la cosa migliore da fare, ma per dipendenze intendo anche la mia API che fa una query su SQL Server, oppure la mia API che va sul servizio di storage account, che è il corrispettivo di S3 per intenderci su Azure, cioè che S3 su Amazon, su Azure si chiama storage account. Se io la mia API va a prendere un file che sta sullo storage account e ritorna, quella è una dipendenza. Ok? Benissimo, quello che andiamo a fare, quello che Application Insight ci dà quello che si chiama Application Map. Ok? Cioè ci dà la mappa di come è costituita la nostra applicazione e quali sono le dipendenze della nostra applicazione. Ok? Nel nostro caso però questo non rappresenta esattamente quello che è, perché mi aspettavo di vedere tre cerchi: Gateway, API 1 e API 2. Ok? Application Insight non lo fa di default, quello che volevo farvi vedere è che tutto quello che abbiamo visto fino adesso ce l'abbiamo praticamente gratis. Se vogliamo iniziare ad avere un'istrumentazione un po' più approfondita, dobbiamo andare effettivamente a scrivere un pochino di codice. Ok? Quindi quello che succede è che dobbiamo andare a ritornare nel nostro codice.
ritornare nel nostro codice e andare a dire ad ogni web server dargli un nome, ok? In modo tale che nella telemetria che ogni web server butta su Application Insight c'è un attributo in più che caratterizza questa telemetria è arrivata dall'API 1, questa telemetria è arrivata dall'API 2, questa telemetria è arrivata dall'API 3, ok? In maniera tale che poi Application Insight a livello visuale sappia che sono tre cose tra loro interconnesse ma tre cose diverse. Okay. Per ora stanno tutti nello stesso calderone. Adesso butta... Esatto, cioè, esattamente. Quindi quando tu vedi qua così instance è perché tutti e tre web server stanno collezionando le informazioni lì dentro e effettivamente Application Insight non sa capire. È una sorta di tagging, ok? Però quello che dobbiamo andare a fare è... Perdonate il copia e incolla, ma così evitiamo di... Dobbiamo andare ad aggiungere quello che si chiama un telemetry initializer custom. Nel nostro caso qui lo stiamo facendo per la prima API che si chiama Uranus, se per intenderci. E andiamo a dire al web server di utilizzare questo custom initializer, lo facciamo anche per tutti gli altri. Scelta del nome è limitato. Sì, è un tag, quindi tu ci metti quello che vuoi, ovviamente. No, non intendo dire Uranio, Marte. No, era perché erano pianeti diversi, API diversi. Vabbè. No, quello ci metti ovviamente ci Pippo Bruto e Paperino. Sì, sì, era per capire perché hai scelto proprio quei nomi. No, è importante. Ok, te lo facciamo pure per il... I'm sorry. Scusa, ok. E il terzo... Questo. Ah, dopo aggiorno il nome, sì, scusa, ho capito adesso l'osservazione. Siamo con un bar. L'altro, dopo andare a capire perché. Tutto questo copia e incolla. Sì, perdonatemi. Senza test, senza niente. Esatto. Secondo me comunque ci voleva una factory prima delle inserite. No? No. E qui ti aggiungerei anche una grid view, perché... Beh, quella non si nega mai a nessuno. È vero. Ok, quindi questo qui è Marte. E ci eravamo dimenticati. Sempre fallendo non è bello. Intanto sono strumentate, capiamo subito quello che è, però bisogna capire se sta fallendo perché comunque lo diciamo a Bart, mi sa, non credo.
Ah, merci, grazie. Bellissimo. Ok. Adesso qui bisogna avere un attimino di pazienza, lui inizia a collezionare tutto e tra un attimo vedremo che non sarà più una mappa così, ma sarà una mappa reale di come è fatta la nostra applicazione. Ok? Quindi. Un po', però abbiate fede che tra un attimo arriva. Intanto che arrivano vi spiego qual è la caratteristica delle application insight. Come abbiamo detto, le metriche le vediamo comparire sul portale con un certo delay. Okay, perché c'è questo meccanismo per cui lui bufferizza, per cui lui non sfonda il server e così via. Se però noi vogliamo, tipo, non so, le casistiche di solito, cioè quelle che stanno servendo noi sono queste. Mi va benissimo Application Insight sullo standard, cioè quando l'applicazione è deployata da un po', sta andando così, mi va benissimo anche avere un delay di un paio di minuti, non mi interessa, ok? Però tendenzialmente quello che stiamo iniziando a fare è quando deployiamo un certo pezzo vorrei avere un live di come sta andando l'applicazione, magari per un'ora, ok? Giusto per vedere che non abbiamo fatto un gran casino. In quel caso lì Application Insight, così come l'abbiamo utilizzato, non va bene. Non va bene perché avremo sempre il delay di un paio di minuti o di 2-3-4 minuti che magari sono 2-3-4 minuti importanti perché abbiamo introdotto un problema, come ho fatto prima, stavo parlando di un API che non esisteva e quindi questo era il motivo per il quale non funzionava. Con Application Insight abbiamo un altro modo di utilizzarlo, che è quella Live Metrics Stream, okay, che serve proprio per risolvere questo problema, ovvero voglio avere uno stream live di come sta andando la mia applicazione, ok? Adesso prima vi faccio vedere se questa cosa qui funziona. Ok. Adesso ovviamente, dato che lui crea questa mappa a fronte dei log di cui ha fatto ingestion, della credibilità di cui ha fatto ingestion prima, continuerà a rimanere quell'istanza che noi prima non avevamo nominato, ok? Però l'idea è che invece adesso abbiamo una mappa più reale di com'è la nostra applicazione. Immaginatevi quando l'applicazione diventa molto complessa e le dipendenze sono davvero tante, cioè abbiamo SQL Server, abbiamo qualsiasi altra risorsa di Windows, qualsiasi altra risorsa di Azure e così via, il fatto di poter capire come mai un API è andato in errore, per esempio un API è andato in errore, magari è andato in errore non perché aveva un problema lei, ma perché una delle sue dipendenze aveva un problema. E questo e Application Insight ci dà la possibilità di farlo, perché per esempio per le API cos'era? Adesso non ho ancora aggiornato il tutto. Esatto, però adesso abbiamo quelli che lui chiama Cloud Role o Cloud Instance, che sono quei nomi che abbiamo messo prima, ok? Quindi io posso andare a dire, ok, fammi vedere per questa istanza, che nel mio caso si chiamava quello di front-end si chiamava Jupyter, fammi vedere, ci sono 100, non voglio vedere solo le sue. E quindi a quel punto posso andare a fare zoom in di tutte le dipendenze, di tutto quello che sta succedendo sul sistema, ok? E quindi vedere che ci sono 35 dipendenze, come mai questa qua non ha funzionato e così via. E andare veramente a fare drill down, come abbiamo visto prima, anche su a livello di stack trace. E con la risoluzione così bassa, non penso dove sto qui. Gateway di front-end e mi dice che è fallita perché una sua dipendenza, che è quella di today, è fallita, ok? Quindi abbiamo anche sul grafo delle dipendenze dove sta il problema.
per abilitare quel live monitoring di cui vi parlavo prima, la cosa che dobbiamo fare è abbastanza easy, perché come per abilitare Application Insight, anche per questa feature ulteriore, la cosa che dobbiamo fare è aggiungere un pacchetto NuGet che si chiama Perf Counter Collector. Lui lo installa. L'ho aggiunto solo su un pacchetto, ma solo su un progetto, ma prima, però non abbiamo più quel delay di tot minuti perché non sta facendo buffering, ma sta buttando su tutto. Utilizzando .NET Core, giusto per da qualche parte, ah ok, non abbiamo tutte le possibili metriche, perché quel pacchetto lì è cross e va bene sia su Windows che su Linux che su macOS, quindi le cose che sono diverse dai vari sistemi operativi, tipo come fare ingestione dei dati da memoria, non c'è un pacchetto specifico per Linux, un pacchetto specifico per Windows, ma è un pacchetto cross e quindi colleziona solo le cose che dipendono dall'applicazione e poco altro. Però abbiamo il live, che è molto molto comoda, è applicato, sono gli stessi di prima, solo che invece di avere il delay di prima, perché l'application, l'SDK bufferizzava, ce li hai live. Ok, tendenzialmente quello che facciamo noi è avere due istanze, tendenzialmente, almeno due istanze dell'applicazione, una che faccia live e l'altra no. Ok? Così dopo spegniamo quella che fa il live, perché comunque consuma risorse e paghi più solo per quello. Perché questo live qui sta continuamente bombardando Application Insight, cioè la teniamo aperta per una finestra temporale di un'ora, poi la spegniamo e la disabilitiamo. Quindi quel gioco di averlo solo per un'ora fai N istanze e solo una live. Sì, esattamente. Non la puoi, cioè non è una cosa configurabile, la puoi spegnere. Sì, dopo ci sono tutti. Sì, dopo lo puoi anche fare con, quando vi ho detto, schiantare la chiave, l'instrumentation key dentro, vabbè, nel web server non è la cosa migliore, perché? Perché di default negli ambienti di produzione lo si fa o come con variabili d'ambiente o cose del genere. Quindi quello che, se tutto girasse su Docker, mettiamola così, sarebbe molto semplice spegnere o abilitare il live con una variabile d'ambiente. Okay? Nel nostro caso invece che è installato secco sul ferro, su Windows tra l'altro diventa un po' più complesso perché non rilegge la variabile d'ambiente, insomma, un po' di problemi, cioè, è più semplice spegnere e farla ripartire. Okay? Ultimissima cosa, pensavo di parlare molto meno, ma l'ultimissimo step della nostra evoluzione da zero a monitoraggio è, come vi ho detto, all'inizio avevamo tutto on-prem, ma nel progetto che stiamo seguendo l'idea è quella di migrare su Azure quasi tutto il progetto. Abbiamo preso, il cliente ha preso il via un nuovo part di progetto perché hanno venduto un servizio ad uno dei loro clienti e hanno detto questo qui lo facciamo su Azure, quindi questo ha dato il via a poi a tutta questa idea di utilizzare Azure anche come sistema di monitoraggio.
Il progetto che abbiamo sviluppato, che adesso gira su Azure su un servizio di Azure che si chiama AKS, che è un cluster Kubernetes completamente gestito dalla piattaforma. Quindi per noi è Kubernetes a tutti gli effetti, ma non abbiamo noi l'onere di gestire il cluster. Quindi l'unica cosa che facciamo, tra virgolette, è quella di prendere le nostre applicazioni, impacchettarle in container Docker, configurare come deve essere deployato su Kubernetes, ma la gestione del cluster non è in carico a noi. Benissimo, come facciamo a monitorare adesso sta roba? Fortunatamente, come vi dicevo, l'idea di Azure Monitor non è solo per monitorare le applicazioni on-prem, anzi, nasce per monitorare le applicazioni che girano su Azure. L'on-prem è stato aggiunto dopo, quindi tutte praticamente le risorse che potete creare su Azure sono monitorabili con Azure Monitor. Quello che si può fare, adesso non vi faccio vedere a creare il cluster perché, come dicevo prima, abbiamo ancora un pochino di problemi di performance in fase di provisioning del cluster, non noi, la piattaforma di per sé. Però quello che succede è che quando voi fate provisioning di un cluster Kubernetes su questo servizio che si chiama AKS, potete configurare anche il fatto che lui nativamente utilizzi tutto quello che abbiamo visto adesso per fare monitoraggio, ok? Quindi tutto quello che abbiamo visto allo step 0, quindi quell'log analytics di cui vi ho parlato. Poi ovviamente se nelle vostre applicazioni volete utilizzare Application Insight, lo dovete fare nelle vostre applicazioni, creare il container con il codice che utilizza Application Insight. Però il vantaggio è che a questo punto abbiamo una dashboard all'inizio minimale, ma che possiamo customizzare con un sacco di metriche in più, che ci dà visione. In questo caso è un cluster con solo un nodo, mi pare, o due nodi, adesso non mi ricordo, proprio giusto per la demo. Però l'idea è che ho un cluster di Kubernetes e lo posso monitorare, quindi posso per esempio vedere le metriche essenziali, quindi la CPU di utilizzo dei vari nodi, la memoria, il count dei nodi, quanti pod ci sono sul cluster in questo momento e così via. Posso fare drill down direttamente sui nodi, posso vedere lo stato dei vari controller di Kubernetes, adesso entriamo nel dettaglio di cosa sono, oppure dei container che stanno girando. Ok? Quindi se caso è la stessa applicazione che prima facevo girare in locale girata e deployata su Kubernetes, quindi in questo caso l'ho anche ridondata, quindi non c'è un solo servizio di gateway e una sola istanza per ogni servizio, ma ne abbiamo due per ogni pod, diciamo, e da qui possiamo monitorare lo stato di ogni container, lo stato di ogni pod, lo stato di ogni container contenuto nel pod, quante risorse sta consumando e così via. Unito al fatto che se all'interno del pod gira un container configurato per utilizzare Application Insight, continua a buttare le metriche anche su Application Insight. Quindi questo è più o meno il giro e l'evoluzione di come abbiamo portato noi un'applicazione che per noi è forse l'applicazione più grossa su cui abbiamo lavorato in tutti questi anni. Quando parlo di applicazione non è un'applicazione, ma stiamo parlando ormai di un centinaio di, se non di più, di servizi, non voglio parlare di microservizi, però passando da qualcosa che era prossimo allo zero in termini di monitoraggio, perché veramente avevamo solo il log, a qualcosa di molto più strutturato che ci permetta di avere alerting, di avere metriche live, di avere la possibilità di fare drill down del perché un API è andato in errore o perché un servizio di backend sta andando in errore. Ovviamente il centro di tutto questo è Application Insight, nel nostro caso. Noi ne abbiamo visto una piccola parte, però voi potete pensare ad Application Insight come un log a tutti gli effetti. Quindi
così come l'abbiamo usato noi, è quello che Application Insight ci dà out of the box. Però tramite un oggetto che si chiama Telemetry Client voi potete andare a metricare qualsiasi cosa di cui voi volete metricare. Quindi se volete metricare i vostri log e vederli su Application Insight, utilizzate quell'oggettino di Telemetry Client e tracciate gli errori, tracciate i warning, tracciate le informazioni e così via. Ok? E fino ad arrivare a Kubernetes, che è poi lo strumento che stiamo utilizzando adesso per migrare i vari servizi da on-prem sul cloud. Questo è tutto, spero di non avervi annoiato, le demo hanno funzionato, quindi già quello è un buon punto di partenza. Se ci sono domande sono qua. Grazie. Avete anche misurato, avete un'idea di quant'è l'overhead dell'agent nella situazione on-prem? L'overhead nel senso delle risorse utilizzate? Sì. Allora, noi non abbiamo misurato, da documentazione parlano dello 0,1% di risorse del sistema. Dipende molto però, anche da documentazione, da qual è la frequenza di campionamento che tu mi costi. Cioè se tu dici voglio che mi basta una volta all'ora, capisci che se invece è un ritmo serrato soprattutto per le metriche che sono più pesanti, nel senso che leggere dalle lenticure di Windows è molto più pesante che non fare un tail su un file log, ok? E quindi in quel caso lì se la lettura dall'EventViewer la vuoi molto serrata ti accorgi che le risorse consumate sono un po' di più, però è veramente a bassissimo impatto. Altre domande? Prego. A livello di tagging delle risorse, nel caso di Application Insight, okay, ho visto lì il ruolo, mm-hmm, che il ruolo è più un classificatore, quindi stai dando una categoria, puoi andare un po' più nel... Allora, lì lui lo chiama Cloud Role, ma sì, è sbagliato, cioè è il nome della proprietà che lui utilizza per identificare una dipendenza rispetto ad un'altra. Ok, quindi okay, non è un vero tagging, ma è semplicemente il modo che tu hai per avere un nome sensato in quell'application map che ti ho fatto vedere. Una cosa, adesso non so, quindi non so se ho risposto alla tua domanda, però quello lì serve solo per identificare in application map e per poter fare, nel caso in cui tu volessi fare delle query un po' più custom, sì, esatto, quello ti dà la possibilità con quel linguaggio di query che vi ho fatto vedere, KQL, che è molto simile all'SQL, ti dà la possibilità di poter filtrare e dire voglio vedere tutta la telemetria solo di questo cloud role, ok? Ma tendenzialmente serve a quello, serve per application map e per le query custom, se no quella customizzazione lì serve proprio solo per quello. Sì, ok, risposta alla domanda, almeno non ovviamente per il target, ma quindi oltre a quel ruolo per identificare il cerchio delle domini che era l'applicazione, puoi differenziare anche all'interno della tua applicazione se vuoi fare una metrica di un punto particolare della... Allora, quella lì la costruisce lui in base all'ingestion della telemetria che fa, ok? Quindi se lui si accorge, lui di default gestisce, mi sembra, 5 tipi di dipendenze diverse. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui praticamente quando installi quel pacchetto Application Insight, lui, quel pacchetto Application Insight va anche a fare l'analisi del bytecode che viene generato, quindi è una cosa che utilizzando Roslyn va ad analizzare il bytecode per vedere se ci sono chiamate utilizzando HTTP client, cioè quindi se tu da un tuo servizio fai HTTP client get async, lui quella lì la becca come dipendenza. Okay. Se crei una SQL connection, lui quella la marca come dipendenza. Ok? E quelle tu gli puoi dare un nome. Dopo tu ti puoi creare delle estensioni custom che permettano di identificare una tua dipendenza. Per esempio, se tu hai Elasticsearch e apri una connessione dell'Elasticsearch, lui non te la identifica di default nativamente con questo. Però tu puoi scrivere dei provider custom che permettano ad Application Insight di capire, analizzando il bytecode che viene prodotto dal compilatore, quale
quando c'hai la dipendenza su Elasticsearch. E a quel punto è una mappa molto visiva, visuale, di tutta la tua applicazione. Diventa molto comodo. L'application insight è solo per applicazioni .NET? No. Tu alla peggio, se avessi qualsiasi linguaggio che può fare una chiamata HTTP si può integrare con application insight, perché tutte le risorse di Azure comunque sono esposte attraverso REST API, qualsiasi risorsa. Ok, quindi se tu vuoi collezionare telemetria di una tua applicazione che non ha un SDK, ok, ti dovrai scrivere un po' di codice tu, però dovrai fare delle post, delle put verso gli endpoint di application insight relativi alla tua applicazione. Però ci sono già degli SDK pronti, c'è sicuramente Node, Go, Python, .NET, che sono, Java, sono ufficiali Microsoft. Sono ufficiali Microsoft, esatto. Okay. Sì. Quindi application insight lavora in maniera pool, cioè è l'applicazione che dà le informazioni all'application insight, non è assolutamente. Quindi sono le tue applicazioni che pushano le informazioni là e vi fa ingestion di tutto quello che gli arriva. Ok. Altre domande? Ce ne avevo. Volevo sapere se c'erano anche degli agent per hypervisor o ferro in genere. Allora, cioè per ferro cosa intendi? Cioè che differenza c'è tra l'agent che gira su una VM? E allora, perché ti spiego, questo agent fa parte di una suite più grossa che si chiama nel mondo Windows, che si chiama OMS, che io non conosco perché ero da sistemisti, ok? Quindi diciamo che quell'agent lì è il minimo che mi è servito per poter iniziare a collezionare informazioni. Se hai bisogno di fare un monitoraggio sull'hypervisor o su cose del genere, non ti saprei consigliare. Sicuramente si può fare, però non è questo l'agent da utilizzare per poter fare un monitoring ancora più basso livello. Poi ho davanti un'altra domanda su se esiste una correlazione di eventi base già preconfigurata, già di default, per esempio, non lo so, hai la CPU che va al 100%, okay, e automaticamente, non so, ti correla con il fatto che è finito la RAM. Ok, questa cosa qui ce l'hai nel momento in cui la tua VM gira su Azure. Ok, perché lui utilizza lo stesso meccanismo, ma su Azure c'è un servizio che si chiama Azure Advisor, che è quello di cui vi parlavo prima, di SQL, ce l'hai su un sacco di risorse, una di queste sono proprio le VM, quindi per esempio ti dà suggerimenti sul discorso security, quindi se la tua VM espone delle porte all'esterno e non sono configurate correttamente, inizia a darti metriche su quello, se vede che la tua VM è sempre sotto carico, inizia a darti delle metriche su quello. Sull'agent che invece ha installato un prem, questi suggerimenti non ce li hai. Difatti quelli su SQL di cui vi parlavo non è nativo dell'agent, ma bisogna installare un'estensione sulla piattaforma che è quella che, prendendo tutti i log, tutte le metriche che sono state buttate su dall'agent, sa come metterle insieme per darti dei suggerimenti per quanto riguarda SQL. Altre domande? Quando ci vedete delle failure, esiste la possibilità di configurarsene definirsene delle failure, diciamo, custom? Allora sì, perché quello che abbiamo fatto, vedere, quando noi abbiamo quando io ho creato la risorsa, no? A parte il nome della risorsa e così via, ci dice che tipo di applicazione vogliamo, su che tipo di applicazione vogliamo applicare la telemetria.
io di default ho selezionato Asp Net Web Application, quindi che cosa fai? Cioè non è che cambia niente, semplicemente ti predispone una dashboard di default piuttosto che un'altra. Se è un'applicazione web, tendenzialmente quello che tu monitori sono le failure delle chiamate HTTP e così via. Però nulla vieta di mettere general, ok? A quel punto lì lui non ti configura nessuna dashboard, te la puoi configurare tu. A questo punto però nel codice devi essere tu ad andare ad identificare come faresti con un log normale, facendo log error, ok? Qui fai telemetry.trackError e vai nella dashboard e dici tutti questi, tutto ciò che è stato marcato come error, che ha questa label, mettimela in questa view qui. E ti puoi configurare la dashboard come vuoi tu. Quindi sì, la risposta è sì, lo puoi fare. Lui ti dà delle dashboard di default in base al tipo di applicazione che stai sviluppando, però nulla vieta di crearci una dashboard smart, cioè che è a poco niente, e tracciare tutto in modo puntuale. Sì, sì, quello sì. Però di retention policy, è possibile sempre nell'ottica di avere il cap già $50 o quello che è, fare in modo di scartare invece, cioè di fare in modo che gli ultimi che arrivano fai dopo provo a verificare, perché secondo me non si può andare sotto i 30 giorni, ma non vorrei dire una stupidata. Però se fosse... Nel senso che il primo, esatto, gli ultimi arrivati fanno... Se tu metti il cap, esatto, se tu gli dici io al mese non voglio spendere più di €30 sparo, nel momento in cui lo spazio che stai occupando è tale da spendere 30 virgola qualcosa, dal prossimo post che fai, il prossimo ingestion che fai, lui le scarta. Ok? Questo è quello che è. Questo è quello che è. Devo verificare in effetti se, come diceva Vale, cioè se noi teniamo le retention policy a 5 giorni, di sicuro non raggiungerò mai i 200 giga in 5 giorni e quindi non sono arriverò mai ai €30, ai €50, capito? Oppure se c'è la possibilità di configurarlo perché funziona al contrario. Cioè no, al contrario no, al contrario quello sono sicuro. Sicuramente scarta i più. Cioè non è che li scarta, non li accetta, poi sì, esatto. Cioè non è che non li fa entrare, non entra neanche. È come se facesse proprio. Lo scenario era cancellarsi. No, esatto, era no, questo. No, questo lo fa con le retention policy. Ok, comunque lo fa, esatto, puoi configurare questo. Sì, la durata delle retention policy lo puoi configurare, non so se puoi andare sotto il 30 giorni, proprio, ma credo che non si possa per il fatto che loro dicono i 30 giorni te li danno. No, però a livello di retention policy puoi dire quelli più vecchi X, butta via. Esatto, sì, quello. Vabbè, anche se non arrivi alla dimensione. Ok, grazie. Altre domande? Faccio io una, posso? Certo. Riguardo alla prima parte, quella in cui parlavi di log applicativi, sì. Non so se tu mi hai usato tipo Grok, insomma, quelli di Elasticsearch, che, dove tu puoi configurare come lui legge i log e dopo come li spara su. Che livello di configurabilità hai qua? Allora, quando, sì, quando tu dal... Però tu lo facevi sulla desktop, puoi configurare macchina per macchina? Cioè se tu hai uno che ti fa il log usando, ma cazzo non so, è nell'unit, un altro cioè, che ti fa il log andandoci in formato che so, uno Apache, uno AES. No, allora quello che puoi fare, quello nel nostro caso è stato più semplice perché generando tutti i log noi ce li abbiamo uniformi a livello di template, quindi quello che puoi fare dal portale è configurare il template del log. Ok, a lui interessa soprattutto sapere dove c'è il timestamp, perché essendo un time series database deve sapere quella riga di log quando è accaduta. Okay. Ok, quindi la cosa più importante è che lui possa identificare quello, se no non sa come ordinarteli. Okay. Però non è una cosa alla no, è leggermente diversa. In cui dopo tu puoi fare delle query chiedendogli prendimi tutti i log che hanno. Perché adesso con Elasticsearch tu gli dai questi log e poi gli dici qua c'è il tempo, qua c'è lo status, qua c'è, che cacchio ne so, un contatore, allora dammi tutti i log che hanno quello status 42 e il contatore è minore di 700, dopo te li fa vedere. Esatto, no, questo allora tu hai due strategie per fare un log analytics. O tutti i log hanno lo stesso template, ok? Quindi lui quando fa ingestion sa come è il template del log e quindi te lo destruttura già lui. Lo
comunque già lui in maniera tale che sa dove è il timestamp, sa lo status, sa tutto. Se invece sono log eterogenei, ok, perché una parte viene generata da una tua applicazione, una parte da un'altra applicazione che le genera in un altro modo, quello che fai è fare un passo indietro, quindi lui fa ingestion di tutta la roba, questa fosse una stringa, ok, e ti dà delle funzioni per manipolare la stringa e mentre fai la query di com'è il formato. Quindi hai la tabella custom logs, non lo puoi fare alla radice, non lo puoi fare alla radice, no. Non puoi configurare l'agent affinché il log A lo spari su con un template, il B lo manipoli e lo butti su con un altro template. L'altra domanda invece riguardava... Però scusate, giusto per vedere, io vi ho fatto vedere l'agent che c'è out of the box, ok? Adesso stanno iniziando a buttare fuori un sacco di plugin per poter estendere i comportamenti di default, ma alla peggio tu potresti fare la stessa cosa che fa sulla Elasticsearch in Logstation turno e configurarlo, potresti fare un agent tuo che legge i log e fa delle post, delle grand post di là, quindi quello lo potresti fare, però no, non c'è quella funzionalità come Elasticsearch che ti dà la possibilità di configurarli alla stessa cosa. La domanda altre riguardava il costo della telemetria, perché abbiamo tutta l'altra parte. A me è capitato di lavorare in molte applicazioni dove la parte di telemetria la volevo gestire a livello molto applicativo, cioè per esempio noi avevamo i pagamenti, allora volevamo avere una dashboard, quindi una telemetria del numero di pagamenti effettuati nell'ultima settimana. Numero di pagamenti giusti, numero di carte di credito sbagliate, così. Cioè, questa configurabilità a livello di telemetria ce l'hai, sì, la puoi fare? Sì, allora devi farlo in due step. Allora, quello che abbiamo visto noi ce lo dava praticamente gratis senza scrivere il codice, però quando abbiamo la possibilità di accedere a questo oggetto, questo telemetry client, sì, hai la possibilità, utilizzando questi metodi che iniziano con track, ok, tracciare altre informazioni. Ok, quindi nel caso del voglio tracciare quante volte il pagamento della carta di credito è fallito, ok? Ipotizzo, adesso non so, hai il tuo metodo che fa fare il pagamento con la carta di credito. Quindi quello che tu fai è start traccia il fatto che sto iniziando a fare il pagamento, se va bene traccia che è andato bene, se è andato male traccia che è andato male con l'errore, ok? Lui fa ingestion di tutto e nella dashboard che abbiamo visto di Application Insight magari vedi fail o vedi. Però tutti quei dati li stanno anche in log analytics, ok? Quindi puoi farci query sopra, puoi creare una query che cerca in tutti i dati di Application Insight dove c'è scritto la stringa che metti tu, tipo pagamento fallito, e fa il count, per esempio. Quello lo fai da... lo fai da log analytics, esatto. Però log analytics dopo ti dà la possibilità di quella query salvarla, visualizzarla, cioè renderizzarla in modo visuale, okay. E quindi per esempio vedi il tuo grafico a linea che ti fa vedere giorno per giorno, ora per ora, quanti sono i fallimenti del tuo pagamento. Okay. Quindi qua tracci sostanzialmente solo degli eventi. Esattamente. Non è un concetto un po' più complicato, no, tipo non so, appunto i counter oppure time, no. La voce time sì. Cioè se tu volessi qua tracciare quanto ti dura un'operazione potresti farlo? Sì, perché hai lo start e lo stop operation. Ah, okay. Okay. Cioè tu stai dicendo istogrammi, esatto. Conteggi, sì, come la prometto. Sì. Ma diciamo, sostanzialmente. Ma è tipo un counter proprio più uno riguardo a succedere qualcosa. Però comunque vedi non lo tieni lo stesso. Come? Comunque vedi non lo tieni lo stesso che facendo lo slicing. Sì, lo devi fare. Devi fare più o meno, cioè non ho detto male, cioè io parlavo di una cosa tipo hai un concetto molto sì, in cui c'è il counter, tu dicevi counter,
payment failed più 1 più 1 update under sì sì ho capito cosa intendi, no l'idea è quella di punti su il payment failed e poi li conti di là. E se cosa con il timer qua oppure esattamente okay. Esattamente lui di default poi quando vedevamo quanto durava la richiesta HTTP lo fa tramite in .NET borsi, in .NET si chiamano filtri o cose del genere che vengono messi a cavallo della action, ok? Quindi okay. Fa uno start operation prima, uno stop operation e quindi riesce a capire. Ma secondo me questo è dovuto dal fatto che questo lavora push. Quello che dici te forse lo riesce a fare solo se lavora push. No, non è lavora push. No. Funziona alla stessa maniera. Sì, cioè, sì. No, quello che è... volevo sapere era se se c'è una gestione sul discorso dei percentili, cioè tipo voglio vedere sì, i 99 quelli che sono sopra, quelli che andate lì, si te la fino, però poi alla fine su quello che provo. Sì, ci sarà scuro. Sì, sì, scuro, sì, però lo fai sempre da qua. Cosa vuol dire lo fai sempre da qua? Cioè sei qua che decidi che livello registri qua lì. Vabbè, sì, sì, sì. Cioè, allora scusami, nella dashboard che lui ti mette a disposizione, puoi guardarmi dove sta. Questo punto di accesso che è le metriche, quindi in quella che ho fatto vedere prima era una dashboard di default che era customizzata in base al tipo di applicazione che stavi metricando, ok? Ma nulla mi vieta di poter creare delle metriche nuove e qui tu puoi andare a dire però vuoi vedere i percentili e così via. Però da qualche altra parte adesso non mi ricordo. E dopo su questo ci puoi fare gli alert anche. Ci puoi fare tutto quello che vuoi, sì. Esatto. Puoi crearti nuovi grafici, fare gli alert e così via. New alert rule nel caso in cui succeda qualcosa di particolare. Ci sono domande? E hai anche la possibilità di ovviamente di vedere il trend di una metrica. Quindi sì, 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 assolutamente, perché tutti cioè la base di partenza è che dietro le quinte c'è un time series database, ok? Che è log analytics, che è quello che abbiamo visto prima. Una volta che abbiamo fatto l'ingestion dei dati, è solo questione di capire come fare a tirarli fuori. Application Insight è un modo per fare ingestion di dati e dato che è un modo particolare tendenzialmente nato per le applicazioni web, ma poi l'hanno aperto, hanno aggiunto altre funzionalità per essere non chiuso su quel mondo lì, ti dà la possibilità di avere delle dashboard che sono già preconfigurate per, ma da Log Analytics, che è quel contenitore che vi facevo vedere prima, e voi potete tirar fuori qualsiasi tipo di informazione, a quel punto lì poter creare grafici, poter creare alting, poter creare trend e qualsiasi altra cosa. Sì, sì, assolutamente. Stavo cercando una sottoscrizione, ne ho 50 e non mi ricordo in quale che ho, vi posso far vedere dei grafici. Perché dopo qui su Azure c'è il concetto di dashboard, forse questo. No? Ah, tipo questa, ecco, Giba, per esempio questa, adesso non mi ricordo di cosa sia, perché è un esempio che ho fatto ad un corso, ad un altro conf, però mi dà la possibilità di vedere i percentili. Okay. E quello che tu puoi fare è da Log Analytics crearti queste view, che non sono altro che il rendering della query e poi pinnarle in una dashboard che poi dopo puoi condividere e proiettare questa via un esempio. Ok, se non ci sono domande o se ne avete delle altre ringraziamo.